Sì, grazie Presidente. Allora, viene recepito nella mozione comune il principio che per un efficace contrasto alla violenza nei confronti delle donne è necessario prevedere non solo pene severe, ma altresì assicurare l'effettività della pena, senza alcuno sconto o beneficio per chi si macchia di tali reati. Sottolineiamo comunque l'assoluta inopportunità di prevedere misure alternative al carcere, come previsto invece dalla proposta di legge numero 331, delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento commessa alla prova e nei confronti di irreperibili, che è in discussione in seconda commissione. Altresì è recepito nella mozione unitaria anche l'indirizzo atto ad adottare tutte le misure utili a contrastare in modo concreto ed efficace la pratica, ahi noi, molto diffusa nel nostro Paese, della mutilazione genitale femminile. Dobbiamo però invitare il Governo a rafforzare le norme di legge in materia attualmente in vigore, al fine di prevenire e di impedire spazi interpretativi che rendano possibili sentenze che di fatto hanno considerato accettabile una pratica così barbara e illegale. E ai fini poi di prevenire e combattere ogni forma di violenza sulle donne, noi crediamo che andrebbe considerata violenza anche l'imposizione del velo sulla base di precetti religiosi e culturali che poco o nulla sono compatibili con i valori di uguaglianza sui quali si fondano le società democratiche occidentali. Non lede forse la dignità della donna il velo e, se imposto con la minaccia, non rappresenta comunque una forma di violenza? Non rappresenta a tutti gli effetti una mutilazione della dignità della donna? Oggi abbiamo il dovere di disinnescare il potenziale di culture che possono minare la convivenza civile e i principi su cui si fondano le nostre società occidentali. E per rivendicare la parità fra uomo e donna, anche i rischi insiti nei precetti di religioni e culture altre, se potenzialmente avversi, vanno denunciati per quello che sono, e cioè pericolose minacce. Fatte queste brevi premesse, esprimo come i colleghi soddisfazione per aver raggiunto l'accordo attorno ad una mozione unica che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa normativa per rendere efficace in tempi brevi il contenuto della Convenzione di Istanbul, ratificata all'unanimità il 28 maggio del 2013 da questo ramo del Parlamento. E annuncio naturalmente il voto favorevole della Lega Nord. Grazie.